Ciao bambini, oggi vogliamo fare un'attività io e Gabriele. Ciao. Che riguarda il libro Il Gruffalò. Abbiamo pensato di farvi fare con la pasta di sale i personaggi di questo libro. Vi ricordate chi erano i personaggi? Tu Gabriele te li ricordi? Un topo e un gruffalò. C'è un topo, il gruffalò. Però il topo incontra anche qualcun altro, andiamo a vedere. Volpe, serpente, uccello. Un uccello. Allora, la volpe, la civetta, che è un uccello di cui diceva Gabriele, il serpente. Quindi, adesso noi andiamo a fare la pasta di sale. E una volta fatta la pasta di sale, la dovremo modellare per rappresentare questi personaggi. Se avete del colorante alimentare, meglio, così magari potete colorare la pasta di sale di vari colori. Io non ce l'ho, ho preso il cacao. Provo a vedere se mischiando un po' la farina anche con il cacao mi esce anche la pasta di sale marrone, non lo so perché, non l'ho mai fatto. Comunque vi servirà la farina, il sale, l'acqua e appunto se avete il colorante alimentare. Un bicchiere di farina per un bicchiere di sale e mezzo invece di acqua, quindi un bicchiere di farina, Gabri. Uno di sale. Mettiamo il sale nel bicchiere per misurare. Un bicchiere deve essere, Gabriele. Così, un bicchiere di sale, versa Gabri, sì. E mezzo bicchiere di acqua. Ecco qua. Faccio? Poi se non basta, in caso lo aggiungiamo. Sì, metti. Benissimo, adesso vi alzate le maniche. Sì, poi mettiamo anche il cacao, vediamo un po'. Inizia a mischiare, Gabri. Con le mani? Con le mani, sì. Devi impastare, sì. Così. Bisogna unire tutti questi componenti, quindi renderli belli compatti. Ecco. Abbiamo amalgamato bene la nostra pasta di sale e ecco qua il risultato. Adesso noi la dividiamo in due parti. Una la coloriamo con il cacao per farla diventare marrone. Vediamo se riusciamo perché è una cosa che non ho mai fatto. Cacao. Però di sicuro con il colorante alimentare potrete realizzare tante palline di diverso colore. Quindi adesso abbiamo due paste di sale, una bianca e l'altra marroncina. Guardate qua. Adesso dobbiamo realizzare i nostri personaggi. Io faccio il topino? Gabriele vuole fare il topino. Non lo so, perché lo so, l'ho detto. Sì, puoi staccare una parte di pasta di sale e non utilizzarla tutta. Mettiamo qua il nostro libro. Gabriele prova a realizzare il topino, io invece provo a realizzare il gruffalò. Quindi magari posso staccare una parte, fare una bella palla grande per il corpo del gruffalò. Una volta ottenuta magari una bella palla, per farla un pochino più allungata, schiaccio un po' e così diventa quasi ovale. Questo è il corpo del nostro gruffalò. Poi il gruffalò ha due zampe, quindi possiamo fare delle zampe. Ma anche il topino? Sì. Come che dice il libro? Zampe pelose, ginocchia, ginocchia nodose, sì, annodate, nodose. Facciamo un'altra pallina più piccola. La schiacciamo e possiamo realizzare la testa del gruffalò. Sotto ho fatto le zampe, la testa
poi le braccia con le dita con artigli, cioè qui ha degli artigli come pungenti, forse affilati. E i denti di baba bagnati. Ma che bel topino simpatico! Abbiamo fatto un po' grande la panza. Sì, ecco, io ho fatto più o meno il brufalo così. Però possiamo anche abbellire i nostri personaggi con degli oggetti che abbiamo in casa. Per esempio, se avete delle perline, dei bottoni, degli stuzzicadenti, potete fare diversi particolari dei personaggi. Con le perline potete fare gli occhi, con i bottoni, non so, le orecchie che spuntano fuori, con lo quegli stuzzicadenti, gli artigli, le infilate dei pezzettini. Potete fare anche altri personaggi, sì. Con gli stuzzicadenti, per esempio, potete realizzare il pelo in questo modo. Sì, bello. Così. Ah, mamma, io devo tenerli attaccati. Potete anche attaccarli per fare gli artigli. In questo modo invece si crea l'effetto del pelo. No, io intendevo... Te l'ho messo qui, il tuo. Io intendevo così. Oppure, punzecchiando, si crea un altro effetto. Quindi provate a utilizzare un po' quello che avete a casa per poter migliorare i vostri personaggi. Per realizzare invece, per esempio, il serpente, potete prendere una parte di pasta di sale bianca e realizzare il serpente facendo la vostra salsiccetta. Sapete fare, vero? Quindi si spinge in avanti e indietro la pasta di sale per creare il serpente e poi lo potete mettere in posizioni diverse, lo potete un po' arrotolare, lo potete anche annodare, lo potete mettere nella posizione che più vi piace. E così anche per la civetta. Guardi, un'altra idea che mi è venuta in mente è quella di creare su un foglio di carta lo sfondo per questi personaggi, e quindi magari con gli acquarelli, i pennarelli o altro materiale che avete a casa dipingete su questo foglio il bosco del brufalo e poi attaccate i vostri personaggi realizzati con la pasta di sale. Adesso noi andiamo avanti con i nostri lavori, perché qua la pasta di sale è amata da tutti i bambini, è amata anche da mio Gabriele. A buon divertimento, ciao bambini!